un pezzettino di questo tema che... Ah, ho un tema? Non so più dove lo avventassi, aspetta. Sorvegliati bene. No, aspetta, mi è scivolato giù, aspetta un attimo. Come ti è scivolato giù? Dove te li metti tu i tempi? Ascolto, ho paura che mi rubassero l'idea, allora. Vediamo, so. Allora, questo è uno scelto a caso, così, dalla mia schiena. Allora, si intitola, dunque, tema... Parlate della persona che amate di più. Sì, dunque, bello. Svolgimento. La persona che amo di più è la mucca. Questa. La mucca è un animale multicolore domestico mammifero. Essa ha 6 lati. Sinistro, destro, sopra, sotto, davanti e di dietro. Non ho 6. Bambini. Davanti c'è la testa, affinché vi possano crescere le corna, e su di questa c'è posata la bocca. Alla fine del di dietro, che è anche la fine della mucca, c'è la coda, e in cima alla coda un ciuffetto di peli che servono a cacciare le mosche che se no cadono nel latte e che poi i bambini lo bevono e che si attaccano nella gola, che gli viene i conati di tosse. Mamma mia. Questo bambino c'ha una bella fantasia. Al di sotto della mucca c'è l'impianto del latte, composto da 4 pompette, sì. che solo il contadino può toccare, perché alla gente normale ci fa schifo. Sì. Le mucche di legno fanno il latte compensato. Beh, questa è particolarmente scema. Al di sotto del toro non pende il latte. No. Perché... Non dire quello. No, è pericoloso. Il bambino non l'ha scritto. Sì. Perché questo succede non lo sappiamo, non si sa. Sulla testa del toro le corna sono più grandi, perché è colpa della mucca. In questo caso il papà dice che la mucca è una vacca. Bellissimo. Tu pensi possa funzionare questo? Io penso che questo libro è un'idea. È un'idea.